Buongiorno amici e amiche, buon lunedì 6 dicembre 2021. Oggi San Nicola di Bari. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 5, versetti 17-26. Alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a Gesù. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Nella vita ci ritroviamo spesso bloccati da tante situazioni di fatica e di dolore. A volte siamo noi che ci fermiamo, presi da paure che ci impediscono di camminare o non sapendo bene in che direzione andare. La parola del Vangelo di oggi ci incoraggia. Il Signore può aprire strade di salvezza in modi impensabili e può farlo anche quando noi non abbiamo più parole per esprimere la nostra sofferenza. Infatti non si dice che l'uomo paralizzato abbia detto o chiesto qualcosa, ma l'Evangelista annota che Gesù interviene vedendo la fede di coloro che lo accompagnavano. L'opera salvifica del Figlio di Dio allora agisce sempre in profondità, perché raggiunge la radice del nostro male e ci rimette in piedi, interpellando però la nostra libertà. Alzati e cammina. E allora tu hai il coraggio di riprendere in mano la tua storia e lasciarti raggiungere dalla parola potente del Salvatore? Lasciati illuminare da Lui e chiediti cosa ti sta bloccando nel cammino. Il Signore, anche se cadiamo, vuole rialzarci e riconsolarci per diventare anche noi cirenei che conducono altri fratelli e sorelle all'incontro con il Signore. Possiamo fidarci di Lui. Buona giornata a tutti.